Dopo 11 anni la Roma è riuscita a battere il Napoli all'Olimpico e lo ha fatto con un punteggio sonoro che non ammette attenuanti. Castellini ha dovuto chinarsi per 5 volte per accogliere la palla dal fondo della propria rete, mentre Tancredi lo ha fatto soltanto 2 volte. 5-2 quindi per i giallorossi, che hanno portato a 5 i punti di vantaggio sull'immediata inseguitrice, Verona. E dire che nella prima parte della gara il Napoli aveva messo in difficoltà gli avversari, non mostrando timori reverenziali e giocando con spigliatezza e decisione, tanto da portarsi addirittura in vantaggio al 13° con Diaz che batte Tancredi in uscita. La Roma però è squadra che non si scompone e riprende a fare il suo gioco con tranquillità. 2 minuti dopo infatti ci prova Di Bartolomei. Poi al 29° Di Bartolomei tira dal limite, ma Castellini si salva di piede sulla deviazione di Pruzzo. Il pareggio è nell'aria e giunge al 31°. Su punizione calciata da Proasca, Svetta nela e di testa batte Castellini. Al 41° la svolta decisiva dell'incontro. Celestini e Diaz pasticciano in area giallorossa e il tiro ravvicinato dell'argentino viene respinto da Tancredi. Così nell'azione successiva la Roma si porta in vantaggio. Un tiro di Maldera viene respinto da Ferrario, riprende Ancelotti che segna con un bel tiro in diagonale. Nella ripresa la Roma si porta subito sul 3-1. È il secondo minuto quando su passaggio di Falcao Di Bartolomei batte ancora Castellini da 25 metri. A questo punto scarnecchia e rileva Criscimanni, ma è la Roma che impegna Castellini con Pruzzo. Nemmeno l'inserimento di Dal Fiume per Vagheggi dà risultati, perché è ancora Di Bartolomei a siglare il 4-1 al 17°. Il 5-1 al 25°, Falcao allunga a Proasca che passa al centro per Pruzzo. Tiro e respinta di Castellini. Riprende Pruzzo e mette in rete. Dopo che Nappi ha sostituito Nela, il Napoli segna il suo secondo gol con Marino, in seguito ad un'azione condotta da Vinazzani, scarnecchia e crolla. E la partita finisce qui, anche se Lidl sostituisce Pruzzo con Chierico.